Ciao, io sono Mars e bentornati su Kerbal Space Program. Oggi con una missione indirizzata a Duna. Sto costruendo una capsula che dovrà essere l'alloggiamento di un rover che voglio mandare su Duna. Di fatto questo è l'obiettivo primario di questa missione, oltre a quello di scansionare la superficie di Duna, come ho fatto in uno dei miei video precedenti, in una missione, in uno dei miei video precedenti in cui ho fatto la scansione topografica di Moon. La capsula che ho costruito è un design che ho provato, brevettato, testato più volte ed è veramente molto comoda, efficiente, super leggera e semplicissima anche da utilizzare. Veramente pochissimi componenti ma che fanno il loro lavoro. Si può utilizzare sia su Duna, sia su Leyte, sia su Eve. Eve è ancora più facile perché è un'atmosfera più densa. Sto costruendo anche un piccolo rover molto semplice. Molto veramente basico, lo standard, lo scatolino che vedete qua si può avere grazie alla mod Breaking Ground, quindi la mod, scusate, il DLC Breaking Ground che vi dà questo componente aggiuntivo, altrimenti dovete creare un rover a modo vostro con altri componenti già esistenti. Una volta completata la costruzione, dotato di tutto quello che vi serve, antenne, pannelli solari, eccetera, l'ho piazzato dentro la capsula e siamo pronti per costruire il resto del nostro payload. Quindi una fairing che conterrà il satellite orbitale polare che si occuperà della scansione topografica, che vado a costruire in questo momento. Deve essere munito anche di un ugello RCS perché in questo modo potrà liberarsi dal suo alloggio perché altrimenti non potrebbe girare. Il motore che servirà per tutte le manovre, in questo caso un Wolfhound che non spinge tantissimo ma ha un'enorme efficienza, quindi molto controllabile, va piano ma va lontano, come si suol dire. Il booster centrale ovviamente deve essere piuttosto titanico, quindi quattro motori che sarebbero quelli delle Saturn V, con due booster laterali per dargli un attimino di spinta in più in fase iniziale nella parte bassa dell'atmosfera. E diciamo che siamo pronti per decollare dopo aver fatto un piccolo controllo, messi dei flap, aggiustamenti sugli stadi, perché non si sa mai, cercare sempre di aggiustare gli stadi prima di partire perché poi diventerebbe un casino. Pista di partenza, launch pad del nostro Space Center ci dà via libera e decolliamo con grazia e focosità, perché da una parte abbiamo l'alba di fuoco su questo nostro pianeta con questa scatterer che ci dona sempre delle emozioni, e dall'altra abbiamo i due booster laterali che sembrano andare a fuoco, ma è solo un bug grafico. Purtroppo qualche mod che ho installato deve fare dei conflitti strani e crea questo effetto strano. Le nuvole nere, tra l'altro, per colpa delle ombre, e questo distacco netto di rosso di mattino ci accompagna nella nostra ascesa con questo busserone pesantissimo che devo manovrare con cautela perché sale molto piano. Sarà un'ascesa piuttosto lunga e lineare, abbastanza piana, sempre a 45 gradi più o meno, perché come dicevo questo busserone qua ha quattro motori belli potenti ma pesa anche tantissimo, e quindi devo ottimizzare il più possibile la traiettoria. Andare troppo veloce verso un'atmosfera e quindi andare a ustionarmi fin troppo andrebbe a rallentare notevolmente il mio mezzo, quindi non sarebbe molto efficiente. Quindi la cosa migliore è avere una salita, anche se lenta, ma della traiettoria giusta. Un altro consiglio è Time Warp fisico. Premendo il tasto Alt e tenendolo premuto e agendo sui tasti per velocizzare o rallentare il tempo, potete fare un Time Warp fisico che può essere eseguito anche durante l'accensione del vostro motore. Quindi è un piccolo consiglio che mi sento di darvi se dovete fare accensioni di lungo termine o dovete atterrare su un pianeta, se avete aperto il paracadute e volete velocizzare, Time Warp fisico con Alt. Apro la fairing del nostro payload, lo libero. Apriamo i pannelli solari perché non bisogna dimenticarsi l'energia elettrica, antenna nel caso si perda il segnale perché qua dobbiamo andare piuttosto lontana, non lontanissimo, ma in un punto in cui l'antenna per un rover o per qualsiasi modulo telecomandato è necessaria. Mi faccio aiutare da Moon con il suo Gravity Assist, la fionda gravitazionale, sistemo anche l'asse orizzontale per arrivare più o meno alla stessa altezza, e noto anche un altro bug. Qua mi dice che non ho delta V, ma in realtà ne ho più che a sufficienza. Non so perché ogni tanto con il Wolfhound mi crea questi problemi. Non lo so, ci sono dei bug che si trovano ogni tanto. Spero che poi li fixano. Passiamo adesso alla finestra di lancio, che è molto importante. Le trovate anche su internet e potete capire quando è il momento giusto per andare verso un determinato pianeta. In questo caso, tenendo in considerazione il sole, dovete essere a 45 gradi rispetto al vostro bersaglio, che è Duna. Quindi trovarlo praticamente davanti. Quando Duna è quasi davanti a voi sull'orbita, create una manovra in direzione prograda, fate qualche aggiustamento se necessario, e voilà,
il punto di incontro è praticamente si è fatto da solo. Questa volta voglio arrivare in traiettoria polare, proprio appunto per dare un aiutino al satellite che dovrà poi fare la scansione topografica. In questo modo ridurremo drasticamente il quantitativo di delta V necessario. Una volta completata la manovra, ed eccoci qua, in arrivo presso il pianeta arancione, che ha sempre il suo fascino anche in questo gioco, non so come mai. Marte in qualche modo attira gli esseri umani, non so, boh, non c'è niente su Marte, c'è terra, non c'è niente, terra rossa, non c'è ossigeno, si muore, però vogliamo andarci lo stesso, perché noi siamo fatti così, dobbiamo sempre andare oltre, spingerci oltre i nostri limiti, e così anche in Kerbal Space Program, dovreste provare a farlo anche voi. Aperto il guscio di protezione del nostro piccolo satellitino, vado a sganciarlo per renderlo autonomo, una piccola spruzzatina con l'ugellino dell'RCS per liberarmi dal nostro alloggio, e l'abbiamo preparato per quello che dovrà fare successivamente. Ora, già che ci sono, voglio far atterrare anche la capsula. Per fare questo devo prima creare una traiettoria di rientro, e grazie alla mod Trajectory ho anche un'idea più precisa di dove atterrerà, perché Trajectory tiene in considerazione anche l'attrito con l'atmosfera, considerando il corpo così com'è in questo momento. Quindi una volta creata la manovra potrò avere un'idea ben precisa di dove andrò ad atterrare. L'ascensione come sempre è piuttosto lenta, perché questo motore, come vi ho detto, è lentino, va bene per manovre larghe, molto massicce, ma niente di troppo aggressivo o angoli stretti. Rilasciato il booster e la sua cisterna, la nostra capsula è libera di atterrare tranquillamente e dolcemente sulla superficie, anche col timer fisico si può fare, perché in questo modo velocizza e non rischiamo di far esplodere tutto. Lo scudo termico non è servito, perché sono arrivato piuttosto bene, con un angolo piuttosto carino, ha una velocità molto accettabile e quindi in questo caso non è servito a nulla. I paracadute su Duna servono, ce ne servono tanti, perché è un'atmosfera sottile, mentre se fosse stata su Eve forse sarebbe bastato anche solo un paracadute, e forse anche per Duna ne ho messi fin troppi. Di fatto la discesa sulla superficie è stata piuttosto lenta. Intanto ne ho approfittato perché quali screenshot mi chiamavano, cioè con questo lens flare, con questi effetti dello scatterer è tutto molto più bello. E passiamo adesso alla fase finale della nostra discesa con il touchdown sul terreno duniano polveroso. Quasi mi ribaltavo, ma per fortuna ha retto il colpo. Passiamo adesso all'ultima fase della vita di questa capsula, quindi l'apertura della fairing, che si dividerà in quattro componenti che purtroppo non possono essere utilizzati, ma sono carini a vedere quando vengono espulsi così. Non si possono utilizzare, nel senso non è che puoi usarli come un guscio che si apre e si chiude, una volta aperti li hai persi, quindi non c'è molto da fare. Sistemato il rover, sistemate le varie cose, tolta l'ibernazione, punto di controllo e tutto, siamo pronti per una piccola retro, un saltino. Ed eccolo qua, il touchdown del nostro rovettino, pronto a completare la sua missione. Gli ho aggiunto anche un effetto shiny sulle ruote, perché pensavo fosse bello, e infatti è molto bellino, c'è quel colore quasi bronzato. Il logo Mars Aerospace che svetta lì di fronte, che ci sta molto bene, devo dire, è venuto anche abbastanza bene. Ne sto progettando un altro, ma vedremo più avanti. Altri screenshot e siamo pronti per proseguire con la missione di questo piccolo nostro amico, che adesso è da solo in questo mondo di cioccolato. Quasi cioccolato, cioccolato fondente, una cosa del genere, sembra veramente un uovo di cioccolato se ci curate bene. Una volta fatta la scansione dovremo semplicemente andare a trovare un punto ideale in cui parcheggiarlo. La scansione la eseguiamo adesso, che verrà fatta per il Duna Canyon orientale, e non devo fare altro che inviare i dati. Adesso non ricordo se è necessario inviare i dati oppure no, ma comunque lo facciamo, tanto l'antenna ce l'abbiamo, perché no. Mi accingo a proseguire verso il centro del canyon, dove la zona dovrebbe essere più pianeggiante rispetto alle altre, ovviamente perché non c'è quasi più discesa. Controllo l'orizzonte se tutto a posto e siamo pronti per completare la sua vita, il suo percorso su questo pianeta, rinominandolo e lasciandolo qua con il freno a mano tirato, pronto per eventualmente essere disintegrato da qualcun altro che gli atterra sopra. Zoomettino indietro verso l'orbita e andiamo a completare il lavoro di questo satellite topografico. Se voglio fare la scansione topografica in questo momento, mi dice che devo essere in orbita polare stabile tra 32 e 1500 km. Questo perché la mia orbita non è proprio polare, quindi vado a sistemarla in questo momento con una piccola manovra d'aggiustamento. Fortunatamente il mio satellite ha un motore, quindi può fare quello che vuole fare.
e quindi vado a sistemare la mia traiettoria per adeguarla alle specifiche richieste. Una volta sistemato, essere sicuro di non rientrare nell'atmosfera, posso eseguire una mia scansione topografica e i dati vengono inviati automaticamente verso lo Space Center. Eccoci qua, con il risultato finito. Vado a giochicchiare un po' con i parametri per la soglia, il tipo di colore e pattern, per avere un'idea ben precisa di dove saranno tutti quanti i minerali, in che punto conviene atterrare e in che punto no. Fortunatamente il rover è atterrato nel canyon, dove bene o male c'è anche abbastanza abbondanza di risorse, quindi sarebbe un buon punto, anche facile da ritrovare sulla superficie, in cui far atterrare successivamente una stazione e, perché no, creare delle launch pad, delle landing pad per un nuovo futuro su Duna dell'esplorazione kerbiniana nel sistema solare. Quindi la missione è completata, ragazzi. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima puntata con Kerbal Space Program.